Come reagi dalla lettura dei giornali stamattina? Ma guarda, lo sapevo da ieri sera. Come reagire? Ho reagito come può reagire uno che legge notizie completamente infondate e infanganti rispetto alla propria attività, e quindi amareggiato da una parte e arrabbiato da un'altra. E come risponde? Rispondo denunciando chi le ha fatte queste accuse senza avere un fondamento, e rispondo cercando, come dire, di cambiare passo e porci nella misura in cui fino ad oggi non abbiamo fatto, cioè quella di far emergere all'opinione pubblica questo gruppo di giornalisti in rete, tra l'altro sono in rete, che sistematicamente cercano di infangare esponenti del PDL, ma in generale anche altri, insomma, quindi sono alla ricerca di scoop fantasiosi e sono però sostenuti da attività economiche, da attività politiche e anche altre, quindi insomma cercheremo di da questo punto di vista di non rimanere più fermi. Si è mai posto il problema del perché si ripetono così frequentemente queste vicende che la riguardano? Evidentemente perché non c'è niente di concreto, non c'è niente di vero, e per cui il tentativo, come dire, di indebolire agli occhi dell'opinione pubblica delle persone che ad oggi sono, come dire, assolutamente trasparenti e prive di ogni tipo di condanna piuttosto che di altre attività giudiziarie. Quindi da questo punto di vista credo che basterebbe andare in alcune procure per vedere che si formano fascicoli con giornaletti online piuttosto che con giornaletti distribuiti nella piazza del paese, quindi mi sembra che ci sia da questo punto di vista qualche cosa da verificare. Colpa della magistratura anche in questo caso? No, non ho detto questo, mi mette in bocca cose che non ho detto. C'è anche una parte della magistratura che da questo punto di vista non è limpidissima, ma da questo a dire che è colpa della magistratura ce ne passa. Nessun passo indietro? Io, per carità, ci mancherebbe. Sono stato eletto insieme a tanti colleghi per fare passi avanti, non passi indietro. Un passo indietro nostro significherebbe un passo indietro del territorio, un passo indietro degli elettori che democraticamente ci hanno eletti perché vorrebbero capire se noi siamo capaci di dargli qualche cosa di positivo e di costruttivo per loro e per le loro famiglie. Fare un passo indietro vorrebbe dire mollare, insomma, questo non mi appartiene, ma non credo che appartenga né a me, ma nemmeno ai miei colleghi, che insieme a me faranno un bel pezzo di strada, e chi sta pensando diversamente se ne accorgerà. Ha parlato di clientelaggio politico immediato. Sì, più clientelaggio di questo è proprio, io che devo dichiarare che questo parla di Casalesi, ma mi sembra che lui, oltre ad essere un po' ignorante in merito, spari più dei Casalesi, perché questo vuol dire essere maggiormente come dire, cattivo di alcuni ambienti anche malavitosi, perché senza nessun fondamento non si può sbattere in un giornale nazionale. Tra l'altro ancora devo capire perché Repubblica.it porta l'articolo e Repubblica Cartaceo non lo porta. Poi devo capire perché il Centro gli ha dato questo spazio, visto che quello non è un giornalista che scrive al Centro, anche se fa parte dello stesso gruppo. Stranamente stamattina Caporale scrive al Centro, e poi devo capire tanti altri passaggi di supporto. E perché politico? Politico perché secondo me non può nascere dal nulla questo. Ci sono grossi interessi economici dietro questa attività, che a volte sfuggono ai stessi attori che sono mezzi di questi interessi economici. Li conosce tutto l'Abruzzo, è arrivato solo il momento di tirarli fuori, perché li conosciamo tutti, sappiamo tutti nome e cognome, adesso punto dopo punto li tiriamo fuori. Basterebbe vedere per esempio i rapporti di questo caporale con gli interessi economici abruzzesi. Con chi ce li ha? Lo sanno tutti, adesso lo dimostriamo, lo certifichiamo e poi cerchiamo di capire pure da dove si muove questa attività. Mi sembra che sia il minimo. Io lo dissi già all'epoca di Venturoni, non possiamo fare nemmeno un passo indietro di un centimetro, perché qui vige la democrazia. La democrazia ci ha eletti, abbiamo il dovere di resistere a tutto e a tutti e di portare avanti il nostro mandato, sapendo che alla fine del mandato gli elettori ci giudicheranno, ci manderanno a casa o ci riconfermeranno. Questo è lo stile che noi dobbiamo adottare, questo è lo stile di tutto il PDL ed è uno stile che farà parecchie delusioni in giro.